Prove di sopravvivenza per i naufraghi dell'isola. Prima alba sulle rispettive spiagge per i nostri naufraghi. I primi giorni sono i più difficili. Ci sono i lavori da organizzare, rifugi da costruire, imparare a pescare, aprire il cocco e accendere il fuoco. E in tutto questo, c'è anche da iniziare a prendere le misure di convivenza con i propri compagni, scegliersi un buon leader e lasciarsi guidare. Su Playa Burina c'è chi sembra già essersi ambientato alla vita da naufrago. Ma c'è anche chi invece sembra già essere preoccupato sulle risorse alimentari. Mangiare cocchi finché ci sono? Oppure conservarli per quando si ha fame? Questo è il dilemma. E poi ci sono da trovare nuove fonti di sostentamento, ma la pesca non è un gioco. E poi senza fuoco non si può cucinare. Ma anche in quello ci vuole tecnica e maestria. Uno dei primi scogli da superare su entrambe le spiagge. Qualcuno dei Burinos lancia un'occhiata oltre la barriera per spiare i rivali. Sembrano aver già trovato qualcuno in grado di guidarli. Sei la migliore di tutti noi, dice qualcuno, trovando l'appoggio di quasi tutti gli altri Rafinados. Eppure anche loro sono alle prese con la ricerca di cibo. L'isola è piena di insidie e a volte quello che sembra un frutto gustoso può rivelarsi l'esatto contrario. Ma anche qui i Rafinados sembrano già avere un piano infallibile. Intanto, anche su Parasite Island gli aspiranti naufraghi Ubaldo e Fariba sono alle prese con i primi incarichi per diventare dei naufraghi provetti. Per fortuna hanno un valido aiuto su cui poter contare. La missione della giornata è trasportare il caiuco per almeno 50 metri. Non facile come compito, ma ciò che conta è non perdersi d'animo. Nonostante la nomination, Drusilla e il visconte Guglielmotti si scambiano le prime confidenze. E qualcuno di loro due sembra trovare un rinnovato entusiasmo per iniziare questa avventura.